State ascoltando Zona Rock. Questo è bello perché queste ragazze sono veramente anarchia totale. Aprono i microfoni, ha scritto nero e loro parlano tranquilli. Ben arrivati qui nel Zona Rock, siete in compagnia con Leo Fiura. Questa sera sono finalmente, li ho quasi tutti qua con me, sono felicissima. Quindi adesso parliamo un po' della loro storia. Dai, magari per chi non conoscesse bene nel dettaglio la band, è una storia un po' travagliata. Line up cambiata ogni non so quanti anni con una certa frequenza, quindi i membri originali che sono rimasti effettivi dalla nascita, insomma, dalla dall'inizio. Nascita degli Ofiura o dalla nascita del pre-Ofiura? No, degli Ofiura veri e propri, perché lui. So che io c'è stato tu e Tom. Io Tom. Mm. Sì. Perché precedentemente Odio, no? Che sono stati addirittura, avete avuto l'occasione di venire persino in radio con quella formazione lì, quindi sì. Mi ricordo anche quindi vi conosco da un po', avevamo già cambiato 35 line up anche lì. Com'è quindi, ragazzi, questa storia? Siete antipatici voi? Siete poco simpatici? No, com'è questa cosa? No, io guarda che se rimane sempre Alex e gli altri cambiano, forse magari tipo, è il caso di pensarci un attimo. Probabilmente stavo dicendo la stessa cosa. Chiedo a Rudy, è difficile andare d'accordo con Alex? No, su certe cose ci sono, ma è normale, una persona come tante si è diversa in certe cose, ma io sono sempre per le cose molto serie in questo caso. Si fa musica, ci sono vedute differenti, certo. C'è chi vede un po' di meno, chi vede un po' di più, quelli che vedono di meno vanno un po' a lasciare magari un percorso che invece Alex sicuramente vuole con tutto. Parliamo di qualsiasi certo. aspetto, lui lo sì, vuole sì, sì. in tutto il 100%. Sei una persona che pretende in un qualche modo, no? Che sta addosso. Che sta addosso, no, cioè, detto come va detto. Ecco, magari c'è. Quello è la scomodità, però okay, il fondo è il fondo. Il negativo è quello, ma può essere anche visto in maniera positiva. È positivissimo, no? Per il risultato, però certo. poi i modi, chi li condivide, chi no, poi certo, è normale. Certo. Ovviamente era una battuta un po' provocatoria, voleva, sì. non volevo mettere in imbarazzo. No, ma scaldiamo un po', dopo gli diciamo delle robacce. Fuori onda, dopo arriveranno parole di ogni tipo. Certo, dopo ti spieghiamo meglio a te fuori. Ma io non ho mai avuto un'amorosa che mi mandasse tanti messaggi quanto lui, quindi no, è un ragazzo presente, Alex, esatto. Da quel punto di vista lì. Bene, poi parliamo dici, un poi po'. Dici che non ti penso, infatti, tantissimo. Matteo, ti pensa. Parliamo un po' della storia. Allora, quando è nato veramente il progetto Fiura? Adesso Rudy qua, come giustamente ha detto, qui mi dissocio, non so nulla, sono arrivato alla fine. Quindi, sì. Diciamo che è nato nel 2006, che ancora Matteo non c'era, Igor non c'era, così avevamo una cantante femminile, sì, molto brava. Avevamo un altro bassista, era tutto diverso, non era neanche la tastiera. Però diciamo che la svolta l'abbiamo avuta nel 2007, in febbraio, quando per divergenze ovviamente stilistiche, tutto quello che c'era, divergenze anche con me, perché dopo poi mi impunto su certe cose, sì. abbiamo cambiato un po' line up e qui è venuto Matteo a darci una mano, anzi doveva venire Igor ad aggiungere una tastiera. In realtà poi il nostro bassista ha detto: ragazzi, non riesco più a venire, ieri sera avevo detto che facevo il CD, domani non vengo più. Beh. Quindi praticamente è venuto Matteo a darci una mano. Sono che riesce a venire invece. Che dicevi? Sì. Lui non riusciva più a venire, io riesco a venire. Esatto, esattamente. E di conseguenza ci siamo trovati a registrare nel 2007 il primo EP con poi i pezzi che erano degli ODU, sì, però tradotti in inglese. Quindi è così. Già stavamo pensando a fare Be Mind. Comunque, già avevamo. E poi questa, nel corso d'opera sono cambiate sì, ancora una volta. Sì, perché Simone poi ha registrato Be Mind, dopo ha lasciato la band, è arrivato Rudy, poi Rudy è stato preso dai neurastenia. Quindi c'è, non c'è Rudy, insomma, il prossimo a andare via sei tu. Facciamo prima dire cosa sono appena rientrato. È andato via e poi è ritornato. No, sto scherzando. Nel frattempo avevamo cambiato batterista con Rudy, così. Devo farmi vedere dappertutto, io devo suonare con Rudy tutti, sei ovunque, io infatti, devo... non lo so cosa devo fare. Adesso col prossimo gruppo probabilmente ti troverò ancora, la prossima vero, settimana. Sì, la prossima settimana. Devo comprare casa qua a Codigoro. Forse la soluzione è più ottimale. E ricordarsi dove c'è il Tommaso posto. Che si aggira furtivo tra i CD, non è lui che magari ha fatto saltare via. Attenzione, che il prossimo CD che ci scompare qui in radio ci chiudono la baracca. No, semplicemente che non ci sto seduto. Riesce a star seduto, è un'anima in pena che sta pagando per c'ha la studi. Sedia scomoda. Sì. Va bene, comunque adesso abbiamo parlato un po' della storia, quindi adesso momentaneamente speriamo di tenerci questa line-up ben salda, insomma, speriamo insomma per l'uscita poi di questo album, che parleremo ovviamente dopo aver presentato il prossimo brano. Cosa abbiamo adesso? Abbiamo la nostra scelta oppure il nostro No, continuiamo sempre con la vostra. Allora, Figures One.